Gesù ha deciso di salvarti. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Avete sentito lo slogan di oggi? Che positività, che bello! Gesù è con noi e vuole salvarci. Ascoltiamo allora qual è il Vangelo che ci parla di questo oggi. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca 9, dal 51 al 56. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato levato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Amen. Carissimi, oggi entriamo nel centro del Vangelo secondo Luca, quando c'è una svolta. Infatti in questi primi 9 capitoli si è parlato di come Gesù ha iniziato il ministero, ha portato l'annuncio della buona notizia a tutti coloro che incontrava, soprattutto agli emarginati, a quelli che erano dimenticati. Oggi vediamo che Luca 9, 51, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Pensate che la traduzione originale greca non dice prese la ferma decisione, ma soltanto che rese il suo sguardo, la sua faccia dura, ferma, verso Gerusalemme. È un'espressione particolare che chiaramente i traduttori hanno dovuto poi adattarla a noi. Gesù ha deciso, ecco la svolta nel ministero di Gesù, ha deciso di andare a Gerusalemme. Noi sappiamo che tutto il Vangelo, secondo Luca, è un cammino verso Gerusalemme, tanto che poi Luca, che scrive gli Atti degli Apostoli, farà partire tutto da Gerusalemme agli estremi confini della terra. Perché proprio a Gerusalemme si sarebbe compiuto, adempiuto alla promessa del Padre di salvare l'umanità per mezzo di suo figlio Gesù, Giovanni 3. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia e non sia perduto, ma abbia la vita. Gesù va a Gerusalemme per salvarci e qui cambia come lo sguardo e il volto, dice Luca, perché decide: «Oh Padre, io voglio dare la mia vita per i miei amici, per l'umanità. Voglio offrire me stesso affinché attraverso il mio sacrificio, dice Gesù, siano salvi, non per i loro meriti». Noi non ci meritiamo la salvezza e non ce la potremo mai meritare. Ma Gesù qui ha deciso di andare a Gerusalemme. Il Vangelo di Luca è un cammino. Gesù è sempre in viaggio. Da adesso inizia a muoversi, andare, sta andando a Gerusalemme. Sta andando a dare la vita per me e per te. È un viaggio pedagogico dove anche i suoi discepoli, che non avevano ancora capito nulla, andranno e capiranno, purtroppo, solo dopo la sua morte e risurrezione, quando scende lo Spirito Santo. Tanto che Giacomo e Giovanni, figli del tuono, mandati avanti nella Samaria per preparare la strada a Gesù, trovano rifiuto, non accoglienza. E gli dicono a Gesù: «Signore, se ci comandi, se ci permetti, noi chiediamo al Padre dal cielo un fuoco che consumi, come ha fatto Elia». Secondo me Gesù è caduto per terra
o dalle risate o dal nervoso, dalla rabbia, perché non avevano capito ancora nulla. Che cosa avrebbe fatto Gesù a Gerusalemme? Non sarebbe stato innalzato come il re dei re sopra anche il re Erode? Ma sulla croce. Questo non lo avevano ancora capito. Gesù si volta e li rimprovera e vanno avanti. Il viaggio di Gesù a Gerusalemme è un viaggio pedagogico, dove noi siamo coinvolti. Gesù sta andando ad offrire se stesso per me, per la mia salvezza, per la mia salute, per la mia guarigione, per la mia liberazione, affinché io sia libero, dice San Paolo. Il Figlio di Dio, Gesù, vi ha liberati perché voi restaste liberi, affinché noi siamo davvero liberi in Lui. Ma quante volte noi viviamo la nostra fede come se non fosse accaduto nulla e come se la fede solo fosse un insieme di pratiche, di nozioni teologiche dogmatiche, e il nostro cuore è lontano dalla Sua parola e da ciò che Lui ha fatto per noi. Allora oggi apriamoci, invochiamo lo Spirito Santo, perché scaldi il nostro cuore e gli diciamo: Spirito Santo, vieni, vieni nella mia vita, ho bisogno di te. Ho bisogno di cambiare i miei pensieri. Io riconosco di avere i pensieri come Giacomo e Giovanni, che spesso mi voglio innalzare sopra gli altri. Voglio io realizzare la giustizia nella mia vita, in tante situazioni, e non voglio seguire te, la tua via che è stretta, la tua passione, la tua croce. Molto spesso voglio solo il successo e non accolgo la sofferenza, la malattia e tanti disagi, tante situazioni che vivo. Spirito Santo, donami il coraggio, come l'ho avuto Gesù, di seguirlo fino alla fine. Che io mi diriga verso di Lui anche oggi e il mio cuore sia totalmente nelle Sue mani per fare la Sua volontà. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, cari amici, ricevete lo slogan di oggi. Gesù ha deciso di salvarti. Gesù ti ama a tal punto che qui sulla Bibbia, 2000 anni fa, oggi stesso si realizza questa parola, vuole salvarti, vuole avvicinarsi a te, lasciati amare da Lui, lasciati abbracciare da Lui, perché quando Lui entra in noi ci cambia, ci trasforma, ci converte. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.